E benvenuti in questo canale. Oggi ti voglio parlare del mio rapporto con i soldi. Sì, perché dopo una vita che condivido qui, nell'altro canale YouTube Cucina con un Euro, nel mio nuovo sito stefaniarossini.eu, su Facebook, su Instagram, sempre come Stefania Rossini, nel mio gruppo di sconti Caccia gli sconti bio che trovi sia su Telegram sia su Facebook, come risparmiare, come accantonare i soldi, come investire i tuoi soldi che hai messo via. Oggi non ho mai trattato questo tema del mio rapporto con i soldi, sì, perché è un po' valengo questo rapporto qua. Io sono cresciuta con sempre la mancanza di denaro, sempre la paura di non arrivare alla fine del mese, genitori separati, divorziati, e mi sono portata questo retaggio per tutta la vita. Fermo restando che non si dà colpa a nessuno, adesso siamo grandi e adulti ed è responsabilità nostra il nostro rapporto con noi stessi, quindi tutta quella mentalità che si dà la colpa ai genitori, che si dà la colpa perché io non riesco a fare una cosa ed è colpa dei genitori, a me lascia, permettimi, il tempo che trova. È tua responsabilità, sei grande, adulto, e se non ti va bene una cosa, cambiala. Quindi io ho cercato nella mia vita di cambiare tutta questa cosa. Ci sono riuscita? No, non ci sono ancora riuscita. Ti spiego e ti racconto, però sono cambiata tantissimo. Io ho iniziato a lavorare prestissimo e ho iniziato a mettermi via i soldi. Mi sono messa via tanti soldi, ho fatto investimenti completamente sbagliati, non in borsa o eccetera eccetera, investimenti su persone, su amori e su immobili, sì, anche su alcuni immobili. Ho fatto investimenti un po' sbagliati, allora sbagliati lo dico adesso, nel momento in cui li ho fatti mi sembrava la cosa più perfetta del mondo e in realtà io sono quella che sono grazie a questi errori qui, quindi forse alla fine non si possono neanche chiamare errori, esperienze di vita. Io i soldi li ho sempre visti ci hanno educato a parlare dei soldi come un tabù, come quasi più del sesso, cioè nessuno può dire quanto prende, che stipendio prende, non puoi dire quanto spendi. I soldi sono stati visti, perlomeno in Italia, come un tabù e un po' li ho visti anch'io per tanti anni questa cosa qua. Poi ho incominciato, quando ho iniziato a condividere nei social il mio cammino di, diciamo, di consapevolezza, di risparmio soprattutto, perché all'inizio è stato un condividere come risparmiavo, quindi l'autoproduzione, vedrai tantissime cose sia qui che nel canale YouTube Cucina con un Euro, l'autoproduzione. Poi ho capito tantissimo che era un fattore di testa. Cioè la base è la testa, poi le altre cose vengono di conseguenza. E questa riflessione io l'ho fatta nell'ultima consulenza che sto facendo, perché ci sono persone che vogliono essere prese per mano. Io per il momento non ho fatto corsi una tantum, diciamo, perché io non ho mai acquistato corsi online, perché quando mi interessava un tema andavo su YouTube e cercavo quel tema lì, quindi non ho mai avuto bisogno di pagare per fare dei corsi, ma ho pagato spesso persone per consulenze private, nel senso che mi aiutassero me, non in generale, non l'argomento, ma che mi aiutassero me in una determinata categoria. Ed è per questo che poi ho iniziato anche io a fare questa cosa con le altre persone, cioè aiutare le persone, prenderle per mano per, in base alla mia esperienza, a quello che è servito a me, cercare di portarlo ad altre persone e aiutarle nel risparmiare, nel magari ridurre le ore di lavoro e realizzare i propri sogni. E in una di queste consulenze mi è proprio venuto in mente il mio rapporto col denaro,
parlando con l'altra persona, ascoltando la storia dell'altra persona, mi sono rivista molto. Anche io avevamo lo stesso percorso fatto. Questa persona era ancora nella fase sono in continua mancanza, lo sperpero, lo butto via, non riesco a controllarmi. Io ho cercato di porgli le domande che gli potevano servire in quel momento della sua vita, perché tu puoi aiutare una persona solo se hai già vissuto questa cosa, e cercando di guardarla dal di fuori, perché se tu l'hai già vissuta, ovviamente ogni persona è un mondo, ogni persona ha la propria esperienza, ha il proprio passato, ha le proprie origini, ha i propri obiettivi, ha il proprio carattere, vive in una situazione sociale, ambientale, regionale, in maniera completamente diversa, ma l'essere umano si auto-intrappola da sola e ci sono dei meccanismi che dobbiamo autosabotarci. E il mio rapporto col denaro è cambiato tantissimo. Ho cercato di autosabotarmi tantissime volte per cercare di riportarmi sulla strada giusta e adesso, dopo 12 anni di tecniche di risparmio, di cercare di ottimizzare il mio tempo, le ho provate tutte. Adesso ho capito che il denaro, e magari tanti di voi penseranno, vabbè, hai scoperto l'acqua calda, ma comunque ci vuole consapevolezza nel dire questa cosa, non solo te lo dico come una frase, ma te lo dico consapevolmente. Il denaro è un potente mezzo per liberare il tuo tempo e il tuo tempo ti serve per essere felice. Mi spiego meglio. Tanti di noi non amano quello che fanno, tanti di noi non amano il lavoro che fanno e perché lo fanno? Semplicemente per soldi, non è una cosa sbagliata, assolutamente. I soldi servono, sono un mezzo. Io ho sempre detto, allora, le cose importanti e vere della vita non si comprano con i soldi, ma i soldi ti fanno liberare il tempo, perché se io ti spiego con la mia situazione, se io avessi tanti soldi, siccome io ho un mutuo da pagare, il sogno mio e di Luciano è trasferirsi a Fuerteventura. Abbiamo fatto tanti video in questo canale e noi non lo possiamo fare per un solo motivo adesso, semplicemente perché io ho un mutuo altissimo in questa casa. Quindi io vorrei essere là, ma non trovo la soluzione. Cioè, se io invece adesso avessi soldi, tanti, che mi permettessero di pagare comunque il mutuo ed andare via, io lo farei, ma non li ho. Quindi i soldi come mezzo per acquistare la mia libertà. Spero di essermi spiegata meglio. A me non serve acquistare un oggetto, a me serve acquistare la libertà. E la libertà l'acquisto pagando il mutuo, che si paga con i soldi. Quindi spero di non aver fatto un casino, però io dopo 12 anni di attività di risparmio sto ancora risparmiando tantissimo, sto ancora condividendo tantissimo, anche perché comunque ragazzi, allora io dico sempre che la motivazione ti fa partire, ma la costanza ti fa arrivare. Quindi all'inizio tutti siamo motivati per un progetto, per un oggetto, siamo motivati tantissimo, carichi quando iniziamo un nuovo progetto, un nuovo lavoro, cavolo, all'inizio. Poi la motivazione si spegne, si spegne, si spegne fin quando tu non la trovi più. Ed io penso che capiti a chiunque, anche con il sogno più bellissimo che tu puoi avere, poi a forza di sbattere la testa che non ci riesci ad ottenerlo, poi ti perdi la motivazione e a volte rinunci anche a questo sogno. Invece io dico, ma è proprio lì quando tu vuoi rinunciare che tu devi continuare, continuare come un monaco tutti i giorni, un'ora al giorno, a lavorare costantemente per il tuo sogno, per la tua felicità. Quindi se la motivazione ti fa partire,
La costanza ti fa arrivare. Mi raccomando, non sottovalutate mai il risparmio anche solo di 1 euro. Perché in un mese sono 30 euro. In un anno, in 10 anni, se tu leggi una pagina al giorno di un libro, in un mese ne hai lette 30. Ma se tu non parti, ma se tu non lo fai tutti i giorni con costanza, quel libro lì non lo leggerai mai. Quei soldi lì non li metterai mai via. Quindi, quando tu arrivi, non è quel giorno lì che sei arrivato, ma è tutto questo percorso che ti ha fatto arrivare, perché quel giorno lì è semplicemente un mattoncino, un pezzettino di questa strada qua. Non è più importante, tutta questa strada qua è fondamentale perché tu riesca ad arrivare al tuo obiettivo. Mi raccomando, non sottovalutate mai le micro azioni, i micro obiettivi, perché i soldi sono un potentissimo mezzo per liberare il tuo tempo. Buona vibra, scrivimi nei commenti cosa ne pensi, che rapporto hai tu con i soldi, perché io veramente sono ancora del ne ho pochi, non ne ho, mi mancano ma secondo me è dovuto a questo mutuo, spero. E quindi fammi sapere tu cosa ne pensi e buona vibra al prossimo video.